ci avviamo molto rapidamente verso la conclusione e la conclusione è, diciamo, la parte interessante, perché la domanda che si pongono tutti a fronte di quello che ci siamo detti oggi, di questi progetti, di queste idee, ma questa cosa, questo progetto, questa idea è finanziabile? Ci sono i soldi? Questa è la domanda di partenza che poniamo a Miguel Carrero, Project Manager, progetti europei, sviluppo e innovazione, sinergia consulenza SRL. Opportunità nello scenario dei finanziamenti europei. C'è questa opportunità? C'è l'opportunità. Io cercherò di fare in 5 minuti, gliel'ho promesso al Presidente, un riassunto di quali sono quelle possibilità di finanziamento di una tematica del genere. Voglio ringraziare il Presidente, anche la dottoressa Sorze di Sistemi Territoriali per l'invito al convegno. Scuso anche a Flavio Tonetto, l'amministratore di Sinergia, che purtroppo aveva un altro impegno e non è potuto essere presente. Velocemente vi presento, mi presento, io sono Miguel Carrero, siamo Sinergia Consulenza, una società di Pesaro, anche se l'amministratore di Conegliano e Treviso, io sono spagnolo mare, avete capito, mi hanno sempre detto che il Veneto è molto simile allo spagnolo, per cui alla fine siamo più affini di quello che sembra. Siamo una società di servizi che lavoriamo nelle Marche, Emilia Romagna e Veneto, con diversi aree di servizi, e quello che ci riguarda oggi è il servizio progetto europeo sviluppo e innovazione. Cosa facciamo? Nel progetto che ha appena presentato il dottore Croce, noi collaboriamo per mettere tutto insieme, cercare di presentare la proposta con il modo più ammissibile e con la qualità, perché dopo la Commissione europea pubblica 100 pagine dei progetti che sono stati sottoposti, soltanto 20 pagine sono quelli approvati, il resto delle 80 sono quelli bocciati, no? Per cui ovviamente la competitività è molto elevata, bisogna fare dei progetti di qualità per essere finanziati, al di là dopo della maturità in certi programmi dal punto di vista politico. Una volta che viene finanziato aiutiamo gli altri ovviamente a gestire i progetti per raggiungere gli obiettivi, no? Lavoriamo in due pilastri principali, molto connessi, e così prevede anche i diversi programmi della Commissione europea, cioè parlare sempre del collegamento tra tutti i programmi, quindi non cercare di sprecare che una cosa si fa in un programma e dopo viene rifatto in un altro. Abbiamo il pilastro dei fondi strutturali o fondi gestiti direttamente dalla Commissione europea, più destinato alla pubblica amministrazione, dove è stato presentato per esempio il progetto RIS, o quello di ricerca e innovazione più per l'industria, anche se ovviamente la collaborazione pubblico-privata ci sta e ci vuole, anzi. Velocemente, perché mi ha detto il Presidente che ho 5 minuti, come sapete abbiamo diversi fondi europei e l'importante è sapere come sfruttarli. Capita spesso, si sente che l'Italia dà più soldi di quelli che riprende, no? Magari bisogna migliorare il progetto di qualità. Nel caso della Spagna succede il contrario, noi abbiamo dato di meno, abbiamo cominciato a sfruttare molto più i fondi, ovviamente su questo bisogna imparare anche dagli altri, non dico dagli spagnoli, occhio. Per quanto riguarda i fondi strutturali, sapete che sono programmi che cercano attraverso le regioni di finanziare lo sviluppo e che sono di carattere pluriennale. Si era cominciato col Fondo Sociale Europeo, dopo il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione, c'è l'informazione attraverso, nel caso qua, della Regione Veneto. Infatti la Commissione Europea ha approvato il PORFESE della Regione Veneto e ad agosto di quest'anno starà per partire i primi bandi, e sul sito ovviamente della Regione potete trovare tutte le possibilità di finanziamenti. Per quanto riguarda la cooperazione territoriale, ce ne sono tantissimi dei programmi. La cooperazione territoriale cerca quello, cercare di ridurre gli slivelli che ci sono attraverso le diverse regioni in Europa, no? L'Italia è più sviluppata della Croazia e dell'Albania, facciamo dei programmi specifici per aiutarli a raggiungere il livello di sviluppo. La Commissione europea stabilisce degli obiettivi tematici all'interno dei quali l'LNG potrebbe sottoporsi come possibilità di finanziamento, obiettivi tematici, che dopo ci sono delle priorità che diventano dei programmi, che diventano una call for proposal. Nel caso specifico della Regione Veneto abbiamo diverse tipologie di programmi, poi chiamati transfrontalieri, transnazionali o interregionali. Vorrei sottolineare l'Italia e Croazia, dove la Regione Veneto
l'autorità di gestione e starà per partire nel primo trimestre del prossimo anno, anzi a dicembre, il 10 a Chieti c'è un tavolo di lavoro per cercare di pubblicare il programma, per cui sarà pubblicato presto e subito anche la call for proposal. E volevo sottolineare anche l'Adrio che in questo caso l'autorità di gestione rimane alla regione Emilia-Romagna. L'evento di lancio del programma sarà il 9-10 dicembre e quindi fra qualche settimana a Bologna. E specificamente questi due programmi sono molto interessanti perché riguardano anche gli obiettivi tematici, non so se si vede, il 6 e il 7, dove ci sono aspetti che riguardano l'energia e anche il trasporto sostenibile, eppure l'innovazione, che è l'obiettivo tematico numero uno, come vedete nel caso dell'Adventaria Croazia, verrà anche coperto qua. Quindi sicuramente che ci sono delle tematiche dove l'LNG ci rientra. Per cercare di andare molto velocemente, dopo, come vi ho detto, ci sono i programmi tematici, sono quelli gestiti direttamente dalla Commissione Europea, per cui il livello che è richiesto è molto più elevato e la competitività è anche molto più elevata. E non c'è un'autorità di gestione distaccata come in questi casi che vi ho spiegato, sino che direttamente vengono gestiti le diverse agenzie della Commissione Europea. Questo è l'elenco di tutti i programmi che ci sono. Voglio sottolineare il meccanismo per collegare l'Europa, il CEF, programma dove il progetto RIS è stato presentato e finanziato, o quello che riguarda la ricerca e l'innovazione, dove anche l'LNG è stato finanziato e potrebbe essere finanziato. Nel caso del programma CEF, purtroppo quest'anno hanno destinato più soldi per i paesi di coesione. L'anno scorso era tutto aperto per la General Call, basicamente, e invece quest'anno praticamente il 90% dei fondi vanno ai paesi di coesione. All'interno, scusate, se non l'ho detto, è quel programma che cerca di finanziare e sviluppi per quanto riguarda trasporti, telecomunicazioni ed energia. Scusate se non l'ho detto, però tanto prima il dottor Croce ha fatto vedere un esempio. All'interno della call del CEF ci sono una serie di priorità, qui ho sottolineato in rosso le tre priorità dove l'LNG potrebbe essere finanziato, quindi non ci sono tanti milioni, però qualcosa c'è e delle possibilità ce ne sono. Ho fatto vedere anche, o ho scelto appositamente, dei progetti della call del CEF 2014 dove l'LNG è stato finanziato, un totale di progetti con un importo complessivo di più di 300 milioni di euro. Ho sottolineato uno, non perché sia una società spagnola che si chiama Naras, sino perché il presidente ovviamente ha accennato che è anche l'ingegnere, che il gas viene dalla Spagna, un altro sistema o impianto di stoccaggio è Barcellona e Naras è la società che gestisce questo impianto, che come vedete ha sottoposto un progetto di più di 33 milioni di euro, è stato finanziato al 50%, per cui questo lo potrebbe fare anche enti come Interporto Rovigo ed altri del consorzio di Interporti, no? per essere finanziati parzialmente sul progetto che ci hanno spiegato prima. Ho messo l'ultimo, quello della fondazione del porto di Valencia, lo stesso non è perché sia spagnolo, sennò perché è l'unico nel quale attraverso l'LNG il Ministero delle Infrastrutture è parte del progetto, per cui magari anche da coinvolgerci con loro, no? In caso di cercare di andare avanti con queste tematiche. Una cosa che non ho visto e che studiando un attimo Enagas sono andato a vedere che la Commissione Europea come progetto di interesse comune ha approvato questo corridoio meridionale del gas, che basicamente è la costruzione dell'infrastruttura dall'Azerbaijan fino all'Italia, e nel caso dell'Italia coinvolta assieme l'Albania e la Grecia per fare questo tratto di gas. Dopo ovviamente c'è la parte che riguarda la Turchia e il resto dei paesi fino all'Azerbaijan. Quindi sarà una cosa che deve anche avviarsi e da sentire come ci possiamo collegare attraverso queste iniziative. Per concludere, abbiamo sempre il programma che riguarda la ricerca e l'innovazione, ci sono una serie di pilastri con tante tematiche di ricerca e di sviluppo, quella che riguarda qua potrebbe entrare nel secondo pilastro, l'Industrial Technologies, e ci sono dei progetti finanziati che saranno finanziati per quanto riguarda l'LNG, vi faccio vedere qualche esempio. Questo è specifico per una società austriaca che ha sviluppato questo tanker dell'LNG specifico per i camion, o altri tipologie di progetti. Per cui, per concludere,
possibilità di finanziamenti ce ne sono tante, l'importante è ovviamente con un po' di tempo cominciare a mettersi insieme e parlarci per creare soprattutto dei consorzi forti per avere delle possibilità dopo ricevere questi finanziamenti. Grazie.